sono 150 anni di storia, due guerre mondiali, una dittatura, un dopoguerra, la Belle Époque, la rivoluzione del 68, le contestazioni, è un modo diverso di andare in montagna dall'epoca eroica all'epoca dei ragazzi, dei giovani, dall'arrampicata pura e dura all'ecologia e l'ambiente e alla natura. Per cui il CAI in questi 150 anni ha navigato in mezzo a tutte queste mode e a questi eventi, cercando di non tradire la sua missione originaria, che era quella di divulgare l'amore per la montagna al maggior numero possibile di persone. Importante per un'associazione nazionale come la nostra, con una storia che quest'anno celebra i suoi primi 150 anni, è riuscire ad essere rappresentante, rappresentativa ed essere rappresentata da quello che è l'evolversi di questa società. La montagna unisce idealmente giovani e meno giovani, esperti e inesperti, italiani e stranieri, giovani disabili o con disagi sociali a giovani che invece sono più fortunati. Tutto questo perché in montagna la solidarietà aumenta e i gruppi si rinsaldano. Siamo riusciti ad abbinare, o meglio ad accoppiare, a fare alleanze intelligenti, sia col mondo dell'arte, tant'è vero che la serata di Philippe Daverio è stato veramente un successo, questo rapporto fra la montagna e la pittura, sia con altre manifestazioni, tipo proprio quella serata sui 150 del CAI, dove abbiamo il jazz, non abbiamo i cori di montagna. Questa è una maniera anche per mandare un messaggio ai giovani, far capire che il CAI riesce a intercettare anche le esigenze delle nuove generazioni, come è riuscito da 150 anni. La storia del CAI è una storia di amore, è un'associazione no profit, è un'associazione fatta di volontariato, per cui se non hai passione per quello che fai, non te lo fa fare nessuno, ecco, non è un mestiere. E io penso che a tante guide alpine, a tanti ricercatori, a tanti volontari che in tutte le sezioni del CAI d'Italia lavorano giornalmente per promuovere la cultura della montagna. Abbiamo un patrimonio enorme che si è arricchito e continua ad arricchirsi con la storia degli uomini, e non dobbiamo tradire questa storia.